grammi di cioccolato bianco, 2 piccoli pan di spagna al cacao dal diametro di 20 cm, 200 ml di panna da montare, 50 g di latte condensato, 250 g di mascarpone, 200 ml di latte, 250 g di zucchero a velo, 100 g di burro morbido, marshmallow bianchi, colorante alimentare in gel rosso, colorante alimentare nero e vanillina. Per prima cosa sciolgo il cioccolato bianco a bagnomaria. Quando sarà pronto spengo e lo tengo da parte. In una terrina verso la panna e la monto con lo sbattitore. Non dovrà diventare troppo dura, quindi non montatela a lungo. Quindi aggiungo il latte condensato zuccherato e mescolo con le fruste. Dopodiché aggiungo il mascarpone che ho ottenuto a temperatura ambiente almeno un'ora. Montiamo bene con le fruste perché nella crema potranno comparire dei grumi. Adesso divertitevi a colorarla con il colorante alimentare rosso. Aggiungete poco colore alla volta finché non otterrete il colore che preferite. Quindi divido i pan di spagna perché voglio ottenere 5 strati. Se preferite potete farne 4 o 6. Dopo aver preparato i dischi di pan di spagna, vado a bagnarli con il latte. È una torta per bambini, quindi non useremo liquori. Se non vi piace il latte o siete intolleranti, potete bagnarla con del succo di frutta, magari alla fragola o al mirtillo. Controllate che sia bagnato uniformemente e quindi iniziate a farcirlo con il primo strato della crema che abbiamo preparato. Io ne faccio uno stratino abbondante, dopodiché proseguo con il secondo strato di pan di spagna. Lo bagno e farcisco con la crema. Ripeto l'operazione per il terzo, il quarto e il quinto strato. Adesso, per assicurarvi che l'ultimo strato possa bagnarsi, vi consiglio di punzecchiarlo con uno stuzzicadenti. In questo modo assorbirà benissimo la bagna al latte. A parte, vado a preparare una velocissima crema di burro. Quindi lavoro leggermente con una spatola il burro morbido e aggiungo lo zucchero a velo che ho miscelato alla vanillina. Io ho lasciato rassodare la crema in frigo per qualche minuto, quindi vado a ricoprire la superficie del dolce senza lisciare la superficie. Ho preparato questi fantasmini di marshmallow semplicemente infilzandoli con uno stuzzicadenti. Con il colorante alimentare nero vado a dipingere gli occhietti dei fantasmi. Sono tutti pronti, quindi li posiziono sulla torta e se volete dare un tocco in più aggiungete qualche candelina nera